Ma c'è pure Costantino. Un attimo solo, che c'è ancora qualcuno che non riesce ad accedere. Allora, lo mettiamo anche nei commenti qui. Ok, dai, direi di iniziare. Allora, perfetto. Benvenuti a tutti, siamo attualmente 93 partecipanti, decisamente oltre le aspettative che avevamo quando abbiamo avuto l'idea di fare questo corso. Questo corso è un esperimento, in realtà l'abbiamo preparato in pochissimi giorni con Raffaele ed è anche il primo corso online della scuola open source. È un esperimento da tutti i punti di vista perché l'idea è quella di provare a portare quella che è la didattica che viene svolta all'interno della scuola open source, quindi in maniera molto orizzontale, con workshop e conoscendosi e collaborando tra gli studenti, portarla online. Quindi non fare un corso online che sia soltanto video, ma un corso dove c'è effettivamente interazione tra i docenti, tutor e gli studenti, ma soprattutto tra gli studenti, e quindi creare anche un senso di comunità e di collaborazione che è fondamentale poi per l'apprendimento. Io sono Emilio Torre, per chi non mi conoscesse sono uno sviluppatore web, amico della scuola open source e socio da pochissimo, ora che è una cooperativa, e mi occupo di sviluppo web ormai da 4-5 anni in maniera professionale e lavoro molto con JavaScript, principalmente con JavaScript. E questo, Raffaele. Dunque, mi sentite? Penso di sì. Ciao a tutti. Sì, intanto grazie per provare con noi questo esperimento. E, insomma, siamo più di 80 qui su Zoom e direi che è già un bel successo. E io sono uno sviluppatore, ho iniziato full stack e da qualche anno sono sostanzialmente front-end. Cosa? Qualcuno ha detto qualcosa? Forse no, scusa, devo bloccare l'audio. Ah, figurati. Lavoro in questo settore da una quindicina d'anni. Scusa se ti interrompo, si sente un eco pazzesco. Ah, ok, forse è colpa mia. Dobbiamo imparare anche noi a gestire le dirette con 80 persone. Sì, penso sia fondamentale quando parliamo, appunto, quando parla di staccare i microfoni. E niente, faccio questo lavoro da una quindicina d'anni e mi occupo anche di sostenere una community di persone che vogliono in qualche modo imparare JavaScript e il mondo del frontend, ed eccoci qua. Ripasserei la palla ad Emilio. Ok, grazie. Allora, faccio una piccola introduzione per poi passare effettivamente alla parte di lezione con Raffaele. Abbiamo innanzitutto deciso di dividere, di alternarci nelle lezioni di questo corso, quindi oggi Raffaele farà la parte effettivamente di lezione e domani la svolgerò io, però prima facciamo un attimo di presentazioni. Come dicevo, questo è il primo corso online della scuola open source. La scuola open source è
una cooperativa che si occupa di formazione in maniera libera sui temi più svariati, proposti offrendo corsi e laboratori proposti innanzitutto dalla community che è effettivamente la scuola open source, e in collaborazione con aziende ed enti istituzionali, quindi per sviluppare progetti di ricerca o progetti in senso più ampio, ecco. Da poco la scuola open source ha cambiato sede, ha sede a Spazio 13, un ex scuola nel quartiere Libertà a Bari, e ha a disposizione diversi spazi, un laboratorio, un hacker space e delle aule per la didattica. Purtroppo però stiamo vivendo questo momento di isolamento che ha bloccato tutte le attività della scuola, quindi questo diciamo è un tentativo di mantenere viva la scuola e la comunità attraverso internet. Quindi, come dicevo, questo corso è totalmente sperimentale, abbiamo intenzione di capire se può essere utilizzato come modello per altri corsi online, oppure cosa effettivamente mantenere, cosa sviluppare diversamente, e speriamo di farne altri se gradirete. Cosa aspettarsi da questo corso? Allora, non ci poniamo come obiettivo effettivamente quello di insegnare a programmare. Imparare a programmare è un percorso lungo. Questo corso ha, diciamo, come obiettivo quello di dare degli strumenti per capire, leggere un programma scritto in JavaScript, intuendo effettivamente cosa avviene. Quindi, diciamo, porre le basi per la grammatica. Come quando appunto imparo una lingua nuova, imparo prima la grammatica, prima di diventare effettivamente un bravo oratore in quella lingua. E poi JavaScript è attualmente, secondo l'indice dei linguaggi di programmazione più utilizzati, il terzo linguaggio più utilizzato sul web, più utilizzato in generale, ed è di fatto un linguaggio per eccellenza del web, soprattutto per realizzare siti web interattivi. È una skill che è abbastanza importante al giorno d'oggi, quindi noi ci proponiamo come intento quello di aiutarvi ad iniziare questo percorso, che è un percorso che comunque richiede molto tempo e molto impegno da parte dell'individuo, da parte del singolo innanzitutto. Però JavaScript è stato accusato nel tempo di non essere molto chiaro, essere facilmente comprensibile all'inizio, però avere dei comportamenti un po' strani man mano che si va avanti. Quindi noi cerchiamo con questo corso di dare delle basi chiare per tutti affinché si possa capire correttamente cosa sta avvenendo in un programma. Però di base il punto è che bisogna fare un sacco di pratica, e infatti i primi 4 giorni di questo corso saranno appunto di teoria, e poi avremo un sacco di esercitazioni pratiche che faremo. Innanzitutto, quindi, come dicevo, inizieremo a vedere un po' di cose che si dicono su JavaScript e che in realtà sono false. Un po' come il discorso che si dice, no? Java e JavaScript. Partiamo innanzitutto da questo. Java e JavaScript non sono assolutamente collegati, come cane e canestro. Cioè, sono due cose a parte, staccatissime. JavaScript è un linguaggio di scripting, è un linguaggio che impareremo a conoscere e che è molto potente. Ci dà un sacco di possibilità, dalla data visualization al machine learning, alle pagine web, applicazioni per mobile, per desktop, per server, per smartwatch, per il frigorifero, per qualsiasi cosa. Un attimo,
delle chiamate in corso, devo spegnere il telefono. Ah, ok, si sente malissimo. Si sente malissimo. Come devo fare? Boh. Allora, non so come possiamo fare per se tutti chiudono il proprio microfono, resta solo quella che parla col microfono aperto, in teoria migliora l'audio. Allora io ho chiuso, come admin ho chiuso il microfono a tutti tranne chi sta parlando. Ah, ok, quindi adesso ecco. Ognuno quando vuole parlare deve avere la cura di accenderlo e poi di spegnerlo. Ok, ma leggo che tutti quanti qui dicono che sentono perfettamente. In chat sembra che tutti quanti sentano bene, quindi suggerisco a chi non sente bene magari di riavviare. Sì. Ok. E per la prossima volta magari scaricarsi direttamente Zoom. Adesso mi rispengo, vai Emilio. Ok, eccomi qui. Vabbè, partiamo con un po' di storia, giusto per fare un'introduzione veloce, per dare un po' di contesto. Come JavaScript è arrivato ad essere il terzo linguaggio più utilizzato e poi passiamo effettivamente alla parte di lezione. Allora, nel 1989 nasce il web. Tim Berners-Lee inventa il World Wide Web, una piattaforma fantastica al CERN di Ginevra. Figata, e pubblica il primo web browser. Ma nel 1993 nasce Mosaic Web Browser, dal quale nel 1994 nascerà Netscape Navigator. Sono i primi anni del web e una pagina web di fatto era un documento statico, immobile, come un documento cartaceo di fatto. Quelli di Netscape iniziano a pensare, vogliamo aggiungere un po' di interattività a questi documenti, vogliamo esplorare quali sono le possibilità. E indagano due vie principali, quella di magari integrare Java con la Sun Microsystems, oppure integrare un altro linguaggio che era Scheme, chiamando Brendan Eich, spero che la pronuncia sia corretta, Eich. Si scrive per i più curiosi. Si rendono subito conto che non è possibile né integrare Java all'interno di Netscape Navigator né integrare Scheme, e Brendan Eich inizia a lavorare su un nuovo linguaggio di scripting che verrà chiamato LiveScript e verrà pubblicato nel 1994. Nel 1995 la Microsoft pubblica Internet Explorer, fa un reverse engineering di LiveScript e nel 1996 integra all'interno di Internet Explorer JScript. Internet Explorer diviene di fatto, ruba a Netscape, diciamo, il titolo di browser più utilizzato, e quelli di Netscape propongono la standardizzazione del linguaggio in maniera tale da avere un linguaggio unico che possa funzionare su tutti i browser. Microsoft inizia a collaborare alla standardizzazione del linguaggio. Il linguaggio viene standardizzato attraverso l'ECMA International, che sta per European Computer Manufacturers Association, quindi l'associazione dei produttori di computer, e nel 97 nasce la prima versione di quello che chiamiamo ECMAScript, che è di fatto la specifica del linguaggio. Microsoft però dopo un po' smette di collaborare, dice tanto io ho il 95% del pubblico del web su Internet Explorer, che me ne frega a me di continuare a collaborare per la standardizzazione con ECMAScript. Nel 98 Netscape diventa Mozilla, di fatto. Mozilla nasce da degli sviluppatori all'interno di Netscape e nel 2004 pubblicano Firefox. E Mozilla si unisce ad ECMA, quindi andando a raggiungersi alla standardizzazione effettivamente del linguaggio.
Internet Explorer, come sappiamo, pian piano perde quote di mercato, chiamiamole così, e JavaScript attorno al 2005 inizia effettivamente a prendere sempre più piede. Nel 2005, appunto, viene pubblicato il primo articolo che parla di Ajax, che sarebbe XML e JavaScript web application, una roba del genere, non ricordo esattamente l'acronimo, un attimo che lo cerco, tanto abbiamo internet apposta. Ovviamente mi esce il club. Ah, asynchronous JavaScript and XML. Ok, quindi un modo per fare delle richieste web tramite il browser senza dover refreshare la pagina. E nel 2006 viene pubblicato jQuery, che è effettivamente la prima libreria che ha reso molto facile realizzare applicazioni con JavaScript. E da lì lo sviluppo di JavaScript viene sempre più sostenuto sia dalle grandi corporation che da piccoli sviluppatori, e si diffonde sempre di più. Nel 2008 Google sviluppa per il suo browser Google Chrome V8, un motore per JavaScript particolarmente ottimizzato, che verrà poi integrato all'interno di Node.js l'anno successivo, nel 2009. Quindi Node.js, che è effettivamente un sistema per utilizzare JavaScript non più soltanto nel browser, ma anche al di fuori, anche sul proprio computer, o su un server, o su un cellulare. Nel 2015 esce la sesta versione di ECMAScript, che è, diciamo, probabilmente la versione più importante, e poi dal 2015 ad oggi il ritmo dell'evoluzione di JavaScript è stato incredibile. Infatti spesso si parla di JavaScript fatigue, per indicare quella sensazione che avvertono gli sviluppatori JavaScript, che è un po' l'essere sopraffatti dal rapidissimo ritmo dell'evoluzione del linguaggio. Nonostante tutto, però, in questo corso noi andremo a vedere gli essenziali, cioè cosa è veramente importante sapere per padroneggiare il linguaggio. Ovviamente questo è soltanto un inizio per darvi gli strumenti per comprendere come funziona, e poi pian piano magari svilupperemo altri corsi su temi più approfonditi. Un'ultima cosa, il corso è basato sul libro You Don't Know JS Yet, libro scritto da Getify, cioè Kyle Simpson, conosciuto anche come Getify. Vedete qui sulle slide il link alla repository, e sono disponibili online su GitHub tutti i libri di questa collana in maniera gratuita. You Don't Know JS è un po', diciamo, la Bibbia di JavaScript, è un libro che fa chiarezza su tanti punti, è appena uscita la seconda edizione, che è molto aggiornata, e per qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza, fate riferimento a You Don't Know JS. Bene, ho finito, direi che possiamo continuare con Raffaele. Grazie. Eccoci qua, grazie mille Emilio. Dunque, la mia proposta è che se qualcuno ha voglia di intervenire può o semplicemente parlare a fine slide oppure scrivere nella chat. Io cercherò di tenere la chat aperta così la vediamo tutti quanti e appunto se ci sono delle domande o si scrivono o insomma ci si prenota. Va bene? Siete tutti d'accordo? Perfetto. Allora, provo a far partire la presentazione. Allora, questo lo sposto qui e abbiamo il puntatore. Vediamo se il puntatore funziona. Perfetto. Ottimo. Allora, come
come già Emilio ha detto, è impossibile imparare a programmare in poche ore e non è lo scopo del nostro corso. È anche molto difficile scoprire cos'è un linguaggio, imparare cos'è un linguaggio in poche ore. Certo, se si hanno già delle nozioni e si conoscono già altri linguaggi di programmazione è certamente più semplice, anche perché JavaScript non è uno dei linguaggi famosi per la complessità, però comunque stiamo parlando di un grandissimo numero di concetti da imparare. Però una cosa che possiamo fare è cercare un po' sorvolare tutti gli argomenti. Possiamo dare un'occhiata a tutti i pezzi del puzzle che compongono JavaScript senza entrare nel dettaglio, quindi molte cose le daremo per scontate, non entreremo appunto nel dettaglio. Però ecco, secondo noi questo è un ottimo approccio. Cercare di capire da cosa è composto il linguaggio e poi eventualmente in futuro andare a approfondire pezzo per pezzo. Però quello che vogliamo fare è comunque cercare di creare una sorta di competenza. Quindi già alla fine di questa prima lezione, di 9 lezioni, vi daremo tutti gli strumenti per permettervi da casa vostra di scrivere un programma in JavaScript, per quanto semplice, di eseguirlo e di appunto di svolgere un esercizio. Dunque, procediamo. Questo è il libro che ha citato Emilio, che è il libro che abbiamo utilizzato come base, come guida. Secondo solo provo. No. Non va bene. Provo a nascondere la chat qui. Nasconde qualcosina, ma forse non è un problema. E partiamo dal primo argomento. Il primo argomento sono i valori. Dunque, noi in JavaScript o in qualsiasi linguaggio di programmazione abbiamo dei valori, abbiamo delle entità che corrispondono a determinati valori. Il primo a cui possiamo pensare appunto è 1 e 3.14. Entrambi questi valori per JavaScript sono numeri, sono number. In alcuni linguaggi di programmazione c'è una distinzione tra i decimali e altri tipi di numeri, ma per JavaScript in realtà sono tutti esclusivamente numeri. E poi abbiamo un altro tipo di valore che vedete qui è tra apici o tra doppi apici, è indifferente, e c'è scritto Hello World. In pratica questo è il codice per JavaScript per esprimere una stringa. Una stringa è una collezione di caratteri, e né più né meno. Poi abbiamo una coppia qui di valori che fa riferimento allo stesso tipo, che è true and false, vero e falso. Questa tipologia di valori si chiama, nel gergo tecnico, boolean, sono dei valori booleani, e rappresentano esclusivamente due stati, vero o falso. Non c'è un altro valore che una variabile, un valore booleano possa avere. E questi concetti li trovate anche in altri linguaggi di programmazione. Poi abbiamo qualcosa di meno chiaro, meno evidente, che è null e undefined. Queste due espressioni per JavaScript sono dei valori esprimono un valore vuoto. Quindi non abbiamo a che fare con un numero come in questo caso, non abbiamo a che fare con una stringa come in questo caso, ma un valore o nullo o non definito. Poi andiamo a vedere successivamente qual è la differenza tra null e undefined. Vi posso già anticipare che l'esistenza di due valori che indicano sostanzialmente
un concetto analogo, dipende un po' dalla storia dell'evoluzione del linguaggio, e che nel moderno sviluppo si prova a impostare il codice affinché vengano trattati allo stesso modo. Poi abbiamo un nuovo valore, che è sempre un numero, però è molto grande, e è caratterizzato dalla presenza di n alla fine, ed è chiamato big int. E poi abbiamo i symbol. Sui symbol in questa lezione non ci soffermiamo tanto, perché è un concetto leggermente più avanzato e forse anche meno interessante in questo momento, però vi anticipo che riguarda una sorta di valore che in qualche modo noi vogliamo fissare, determinare, e a cui vogliamo riferirci in futuro come un elemento immutabile. Questi valori che abbiamo visto fino adesso, quindi numero, stringa, boolean, null undefined, begin e symbol, erano chiamati i tipi primitivi. In pratica vi sto anticipando che i valori vengono catalogati per tipi, e che alcuni di essi fanno parte di tipi primitivi. Poi vedremo nelle slide successive cosa vuol dire. Però abbiamo altri due tipi di valori in JavaScript che possono essere usati, che non appartengono a tipi primitivi, ma questo non toglie che siano degli strumenti che abbiamo a disposizione. Il primo si chiama array, ed è una collezione ordinata di elementi. In questo caso io qui ho inserito una banana, dell'uva e un ananas. Come vedete sono in sequenza, c'è il numero 1, 2 e 3, e sono separati da una virgola. La particolarità dell'array, che è una particolarità che troviamo anche in altri linguaggi di programmazione, è che noi identifichiamo il primo elemento con un indice, con l'indice 0. Quindi potremmo dire che questo array, questa matrice, ha tre elementi. E all'indice 0 troviamo la banana, all'indice 1 troviamo l'uva e all'indice 2 troviamo l'ananas. L'indice è importante perché è uno dei modi che abbiamo per accedere a un determinato elemento. Sempre in tema di collezioni abbiamo gli oggetti. Questo è un oggetto, e al contrario dell'array non ha un elenco di valori separati da virgole, ma ha un elenco di proprietà. In questo caso la proprietà ha un nome, book, e un valore assegnato a questa proprietà. E in questo contesto io ho assegnato un libro blu. Quindi è anche una collezione, non è una collezione di valori ordinati, non ha un indice numerico di accesso, ma ha delle proprietà. E l'accesso appunto è reso possibile al nome delle proprietà. Noi potremmo dire che vogliamo accedere alla proprietà book di questo oggetto. Avete domande? Possiamo passare alla seconda slide? Aspetto qualche secondo, se nessuna domanda, intanto procediamo. Tutto chiaro, perfetto. Ora passiamo alle operazioni. Che è un passaggio logico, nel senso abbiamo visto come avere dei valori, però un valore certamente non è sufficiente per scrivere un programma, per rispondere a un problema. Con i valori vogliamo farci qualcosa di complesso, però noi iniziamo ad averci a che fare in modo estremamente semplice. Abbiamo per esempio qui nei primi due casi una cosa che si chiama operatori aritmetici, ovvero abbiamo introdotto il concetto del più e del meno. Sono operatori aritmetici, vengono chiamati operatori binari perché accettano due operandi. Quindi abbiamo un operando a sinistra e un operando a destra. E quello che fanno è che producono un risultato. Quindi in questo caso producono il risultato 2, in questo caso andranno a produrre il risultato 0. Ora introduciamo un concetto che si chiama overloading degli operatori.
ci fate caso, qui abbiamo il segno più che indica l'addizione tra due numeri, però abbiamo anche il segno più qui tra tre stringhe, che sono tre parole, scuola open source. Il risultato di questa operazione sarà una quarta stringa che contiene le tre parole insieme, quindi scuola open source. Posso far divertire un pochino con del codice, qui adesso immaginate che ci sia del JavaScript, questo è Node.js, non è importante sapere ora di cosa si tratti, ma se io vado a replicare questo codice, vorrei vedere che alla fine, ecco, il risultato è una stringa intera composta dalle tre parole che ho sommato. Per quanto intuitivo, perché stiamo cercando di sommare delle stringhe, quindi abbiamo una concatenazione di stringhe, vediamo appunto che in questo caso il più si è comportato come una somma aritmetica, ma in questo caso si è comportato come una sorta di unione tra parole. E questo ci introduce un concetto particolare, ovvero degli operatori in JavaScript, come in altri linguaggi, hanno un significato in base al contesto in cui si trovano. In questo caso il più si comporta in un modo specifico sulla base della tipologia degli operandi che deve andare a sommare o concatenare. Poi abbiamo degli operatori unari, in questo caso operatori logici, ad esempio qui il punto esclamativo, e il punto esclamativo prova a fare l'inverso, il contrario, la negazione. Quindi vi ricordate che abbiamo qui un valore booleano, ovvero falso, e l'operatore punto esclamativo andrà a provare a esprimere il contrario di false, che sappiamo essere true. Quindi qui seguire il codice e il risultato appunto è vero. E se c'è il contrario di vero, il risultato sarà falso. Le slide, abbiamo adesso degli operatori di confronto, quindi aggiungiamo un altro tipo di operazioni che possiamo svolgere. E abbiamo il doppio uguale, scopriremo in futuro perché il doppio uguale non soltanto uno uguale. In questo caso noi stiamo chiedendo a JavaScript se 1,0 è uguale o meno a 1. E come vi ho detto prima, per JavaScript non c'è alcuna differenza tra 1.0 e 1, decimali, più cifre decimali o meno, e quindi in sostanza in questo caso quando noi andiamo a eseguire questa operazione, andiamo a vedere il risultato, c'è un po' di ritardo sulla console, niente, c'è un estremo ritardo, ok, adesso ci va a dare come risultato true. Nel caso in cui non fosse stato vero, ci avrebbe dato un false. Quest'altro simbolo qui, invece, come potete immaginare, va a chiedere se l'operatore a sinistra è più piccolo dell'operatore a destra. In questo caso anche è vero. E poi abbiamo l'ultima tipologia di operatori che vogliamo introdurre, che sono gli operatori logici. E l'operatore logico, per chi non ha familiarità con questa terminologia, prova in questo caso a fare una cosa, questo è oppure. Questo operatore ci restituirà vero se uno dei due operandi è vero. Quindi in questo caso, essendo l'operando a sinistra vero, il risultato sarà vero. Anche se fosse stato a sinistra vero, avrebbe dato risultato vero. Se entrambi fossero stati falsi, avrebbe dato un risultato falso. Domande per adesso? Grazie per la precisazione qui in chat. Leggo che c'è una domanda. Ok, una domanda. Che senso ha negli operatori logici far fare la negazione al programma e non scrivere direttamente la negazione? Questa è una domanda interessante. Noi adesso stiamo lavorando con dei valori puri. Però lo stiamo facendo esclusivamente per scoprire insieme cos'è JavaScript. Nella realtà non ci troveremo mai ad avere un valore così puro, o raramente. Vorremmo andare a operare con dei valori dinamici.
altrimenti non avrebbe senso scrivere un programma, non scriviamo un programma che sommi uno ad uno, magari vogliamo sviluppare un programma che sommi un valore a un altro valore. Quindi metterei, diciamo, in sospeso questa domanda e poi rispondiamo più accuratamente nell'ultima slide. E ora arriviamo alla sezione dei tipi. Abbiamo parlato dei valori, abbiamo parlato delle operazioni, abbiamo detto che le operazioni e gli operatori si comportano in modo dinamico, talvolta in base alla tipologia di valore. Ma che cosa vuol dire alla tipologia di valori? Per noi è chiaro che qui ci sia un numero, qui una parola e qui un falso o un vero. Ma cosa vuol dire questo per JavaScript? Allora, JavaScript ha un modo molto specifico, come altri linguaggi di programmazione, per definire una tipologia, e ha un numero limitato di tipologie di valore. E possiamo scoprire queste tipologie di valore utilizzando typeOf, che è è un operatore, è un ario, perché appunto accetta soltanto un operando accanto a lui, e ha una capacità. Questo operatore ci restituisce il tipo del valore che noi gli passiamo. E adesso io utilizzo questa sintassi per indicare il commento, ovvero qualcosa che non fa parte del codice, della programmazione, ma qualcosa che viene letto esclusivamente da noi esseri umani. Il motore di JavaScript, quando legge questo file, ignora tutto quello che c'è scritto qui in grigio. E quindi andiamo a vedere che l'1 è un numero, e questo è chiaro. Andiamo a vedere che source, in questo caso, è una stringa, anche questo è chiaro. E andiamo a chiedere il tipo di true e vediamo che boolean, ci siamo. Poi andiamo a chiederlo undefined e anche qui introduciamo un nuovo tipo che è undefined. Ok, quindi il tipo di undefined è un undefined, insomma, possiamo essere d'accordo. E poi abbiamo un oggetto e in questo caso la proprietà A ho assegnato una banana e anche qui ci restituisce oggetto. E poi abbiamo due particolarità. Quando andiamo a chiedere il tipo di null, forse ci saremmo aspettati come undefined, anche qui null come risposta, in realtà ci restituisce oggetto. E in questo caso ovviamente cosa ci confonde e non ha altra spiegazione se non un bug di implementazione. Storico delle origini del JavaScript, e questo bug non è mai stato fissato tutt'oggi per via di un altro concetto che appartiene al JavaScript che rende un linguaggio così potente, ovvero la retrocompatibilità. Voi immaginate, per 5, 6, 10 anni le persone hanno sviluppato codice sapendo che il tipo di null era object, nonostante fosse sbagliato, e se una versione successiva di JavaScript si fosse permessa di fissare questo problema e magari restituire null, e poi le persone che hanno lavorato sul codice per 10 o più anni avrebbero dovuto aggiornare tutto il loro codice per verificare che questa cosa non introducesse poi un altro errore di compensazione. E JavaScript è molto bravo in questo, è bravo a portarsi dietro delle scelte sbagliate pur di non rompere la compatibilità con il codice già scritto. E poi abbiamo un'altra singolarità. Qui abbiamo un array, se vi ricordate. E il tipo dell'array è anche un object. E è una risposta, diciamo, precisa, ma non abbastanza. Ovvero, un array è un oggetto. Quindi è vero, è un tipo oggetto. Però è un oggetto specifico, è un oggetto che ha delle proprietà in più, particolari. E quindi anche in questo caso non è falso, ma è appunto... Non è chiaro, forse sarebbe stato meglio dire, guardate, il tipo è array, ovvero un sottotipo di object. E se vi ricordate, nella slide iniziale, ok, qui, io avevo già scritto delle tipologie, che in questo caso le abbiamo interpretate soltanto come delle spiegazioni dei nomi, ma in realtà non sono altro che i tipi. Questi sono primitivi. E array e oggetto sono altri due tipi, o meglio, array è un altro tipo principale e array è un sottotipo di oggetto. Ok,
qui mi permetto di aggiungere una battuta, semplicemente perché chi lavora nel JavaScript sa che ci sono moltissime persone che lo prendono in giro per via della quantità di imprecisioni o di bug che si porta dietro da anni, ma tant'è, vale semplicemente la pena di conoscere queste eccezioni. Domande finora? O proseguiamo? Perfetto, penso che possiamo continuare. Allora, adesso introduciamo un altro concetto. Il concetto delle variabili. Finora abbiamo parlato di valori, però i valori stanno lì. Come abbiamo visto prima, anche grazie alla domanda, sono valori definiti. Ci possiamo lavorare, possiamo giocarci, però tutto sommato non sono poi così interessanti. Noi questi valori vogliamo metterli in alcune scatole. E queste scatole poi vogliamo poterle richiamare. Mettiamo un armadio e quando ci interessano vogliamo poter andare nell'armadio giusto, prendere la scatola che ci interessa, estrarre il valore o metterci un altro valore dentro. Questo è già un tipo di operazione che ci fa pensare che sia possibile scrivere programmi più complicati. E le scatole in JavaScript, come in altri linguaggi, si chiamano variabili, proprio perché sono delle scatole il cui contenuto è variabile. E abbiamo vari modi per creare delle scatole e non tutte le scatole hanno le stesse caratteristiche. Però oggi non è questo il tema, non è il tema delle caratteristiche di scatole che esiste. Noi siamo una scatola più generica che c'è e viene introdotta con l'operatore var. Var è una dichiarazione di una variabile. Quindi con var nome noi stiamo dicendo, in qualche modo a JavaScript, per favore crea dove vuoi tu, a noi non ci interessa, il computer lo farà nella sua memoria con i suoi algoritmi, ma JavaScript non ci dà modo di arrivare così nel dettaglio. JavaScript semplicemente crea questa scatola con scritto nome sopra e l'operatore uguale, e tra l'altro adesso capite perché l'operazione di prima l'abbiamo dovuta, vediamo un po' se riesco ad arrivarci, qui abbiamo dovuto fare con due uguali, il confronto si fa con due uguali perché un uguale solo è l'assegnazione. E niente, questo operatore di assegnazione dice nella scatola nome mettici il valore SOS, la stringa SOS. Quindi il valore viene messo nella scatola chiamata nome. Ora, qui c'è la prima parola complicata, la prima parolaccia complicata. E la spiego in modo facile. E i browser, per esempio, ci danno uno strumento. Questo strumento si chiama console. Questo strumento ha varie funzionalità. Una delle funzionalità si chiama log. E cosa fa la funzionalità log dello strumento console? E stampa all'interno della console, che poi vedremo, il valore della variabile o del valore che gli si passi. Quindi questa cosa noi la interpretiamo come un stampami il valore di questa scatola. Bene, il valore di questa scatola in questo momento è SOS, perché l'abbiamo creata, abbiamo messo dentro il valore e qui l'abbiamo stampata a schermo. Ed eccolo qui. Però abbiamo altri modi per giocare con la creazione di scatole, di variabile. L'altro modo è semplicemente dire creami la scatola colore. Punto e virgola. Punto e virgola serve a dire fine. Questa è un'operazione, non continuare. E che fa JavaScript in questo modo? JavaScript dice, bene, io ti creo una scatola il cui valore tu non me lo dai, e io ci metto undefined, uno dei valori che abbiamo visto prima che rappresenta il vuoto. Ed è un valore specifico perché non definito, è undefined, non è né vuoto né altro, è proprio, guarda, ancora non me l'hai definito. Poi nella riga successiva io vado a dire, per favore metti il valore rosso all'interno della scatola colore. Adesso vi chiedo un secondo di pazienza, magari se avete domande potete scriverle perché temo che si stia scaricando. Ecco fatto.
Perfetto. Qual è il vantaggio di creare una scatola in due passaggi? In questo momento è difficile vedere vantaggi. Noi possiamo vederla così. Immaginiamo che dobbiamo mettere a posto, non so, l'armadio dei vestiti. Magari noi non sappiamo all'inizio, non vogliamo all'inizio prendere i calzini e metterli direttamente in una scatola con scritto su calzini. Magari un primo passaggio che vogliamo fare è creare tutta una serie di scatole con un'etichetta sopra, in modo tale che ci concentriamo sull'organizzazione, scatola calzini, magliette e via dicendo. Poi una volta finito la nostra disposizione di scatole, allora vogliamo prendere i nostri vestiti, catalogarli e inserirli all'interno. Questa è una metafora. Stiamo parlando poi in modo superficiale di certe cose, quindi è difficile dare una risposta più concreta, però bene o male è questo. E l'altra domanda è, scusami, Raffaele, per scrivere una stringa è la stessa cosa che utilizzare il virgolette o solo uno? Esistono molti modi per creare una stringa. Si può creare così, si può creare così, o si può creare così. Ci sono tre modi diversi che è una stringa. I primi due sono identici a livello di JavaScript. Il terzo ha delle funzionalità più articolate. Non è il tema di questa sessione perché per adesso non è importante. Quindi voi potete semplicemente usare la prima o la seconda versione. A volte in JavaScript ci sono dei modi analoghi per fare la stessa cosa. Se usare uno o l'altro dipende dallo stile di programmazione, delle convenzioni che si sceglie di adottare. Niente, in questo caso appunto abbiamo messo il valore rosso all'interno della scatola colore e ora su quest'altra riga andiamo a fare un'altra roba. Andiamo a creare un array. Quindi creiamo la scatola autori e vogliamo assegnarci dentro un valore e il valore è un array, una matrice. Il primo valore è Emilio e il secondo è Raffaele. Adesso noi andiamo a scoprire una cosa molto particolare. La cosa particolare è che anche se noi abbiamo creato la scatola autori, noi in questo modo vogliamo stampare la proprietà, perché il punto indica che stiamo cercando di accedere una proprietà della parola mia precedente. Quindi lo sta programmato. Scusa? Forse solo un errore. Niente, abbiamo la lunghezza appunto di autori e il valore è 2. E questo inserisce, ci aggiunge qualcosa di molto particolare, ovvero l'array non è semplicemente un valore così come lo creiamo noi, ma JavaScript aggiunge tutta una serie di proprietà specifiche dell'array e lo fa sotto banco, senza dircelo. Quindi la proprietà lunghezza dell'array autori, in questo caso è 2, perché ci sono due elementi all'interno, ed è dinamico. Se noi fossimo in grado di aggiungere un altro elemento qui, sarebbe 3. E noi non facciamo niente. Questa è una caratteristica dell'array, uno strumento che JavaScript ci dà. Poi, invece, in quest'altra riga abbiamo un'altra modalità di accesso ai valori, che è propria degli array. Non tutti i valori, valori ci danno questa opportunità. Ed è l'accesso per indice. Quindi noi in questo caso stiamo cercando di accedere all'indice 0 della variabile autore. E come vi ho detto, JavaScript inizia a contare da 0 negli array e quindi l'indice 0 è Emilio. Ecco perché stamparlo qui. Parliamo dell'altra roba. In questa circostanza abbiamo creato la scatola a livello, ci abbiamo messo il valore 1. E adesso introduciamo un altro operatore. Questo operatore, diciamo, aggiunge 1, incrementa di 1 il numero che c'è all'interno della scatola livello. Spiegato molto, molto semplice, ci sono delle caratteristiche che andrebbero dette, ma adesso non è importante. Quindi a questo livello siamo a 2, perché siamo a 1 iniziale
e l'operatore cambia il valore della scatola rendendo 2. Poi abbiamo un altro operatore, più uguale. Più uguale che significa? Significa prendi il valore di questo, sommalo al valore di livello e mettilo nella scatola. Quindi 1 più 1 fa 2, più 2 fa 4, metti 4 qui dentro, console log livello fa 4. Intanto vi ringrazio che state scrivendo nella chat, state dando anche delle risposte, così non devo soffermarmi. Do un'occhiata, se volete avete qualche secondo per scrivere altre domande. E dunque, quindi non serve dichiarare il tipo di ho scritto direttamente, scusami, pensavo stessi scrivendo a tutti in realtà. Scusami. Non si vedono sulla scritta, dunque, quindi non serve dichiarare il tipo di variabile prima del nome, viene definito in base al tipo di dati inseriti. Non è esattamente così, ovvero in JavaScript no, non serve dichiarare il tipo. La scatola è indipendente dal tipo di valore che inseriremo all'interno. Tant'è che il tipo, appunto, non appartiene alla variabile, ma appartiene al valore. La variabile è solo una scatola. Il valore che ci mettiamo dentro ha un tipo. Ed è indifferente. Io posso avere una scatola dentro la quale metto 1 e poi ci posso mettere ciao. Io adesso creo una scatola. Il valore di scatola è undefined. Dentro la scatola ci metto un numero. Infatti il valore è 1. Però dentro questa scatola ci posso mettere anche, non so, ciao. E quando vado a vedere il valore di scatola, è ciao. Se vado a chiedere il tipo del valore contenuto nella scatola, è una stringa. Ma se io dentro la scatola ci rimetto un numero e vado a vedere il tipo della scatola, è un numero. Quindi la scatola è totalmente indipendente dal valore. Non ha un tipo, non ha restrizioni. Il valore porta con sé tutte le restrizioni e le specifiche del tipo. Nel frattempo mi ero dimenticato che avevo preparato i cerchietti e quindi niente, ce li godiamo tutti insieme alla fine. Allora. Perfetto. Ora andiamo a parlare... Ah no, scusate, mi è saltato. No, questa l'ho fatta. Perfetto, siamo a espressione. E ora introduciamo un altro concetto. Ah, forse ho perso delle domande. Spegnete nick. Più più vale sempre con più uno. Sì, questo operatore indica incrementa di uno. Questo indica decrementa di uno. Diciamo in questa sessione qui non stiamo andando nel dettaglio degli operatori che esistono, ma più nella tipologia di cose che esistono. Poi man mano nel tempo li introdurremo. E vi consiglio anche di non soffermarvi troppo sulle caratteristiche degli operatori, ma semplicemente sul rendervi conto di cosa è possibile e di cosa non è possibile. E adesso parliamo di espressioni. Le espressioni, come dire, sono comandi, sostanzialmente. Sono comandi con i quali noi chiediamo a JavaScript di fare determinate cose. Per esempio, in questa prima riga, noi stiamo chiedendo a JavaScript di creare la scatola livello, stiamo dicendo di creare il valore 1 e inserirlo all'interno. In questa seconda riga, invece, noi stiamo dicendo crea il valore 2, poi richiama il valore della scatola livello, che era 1. Poi gli stiamo dicendo crea un'operazione di moltiplicazione tra il valore 2 e il valore che hai richiamato di livello. E tienitelo a mente, perché poi vorrei che lo sommassi con il valore 1.
E poi JavaScript vorrei che il risultato di tutto questo lo mettessi gentilmente all'interno della scatola livello. Quindi qui come espressioni abbiamo una, due, tre, quattro, cinque e sei. Metterlo all'interno di livello. E perché è importante? È intuitivo, ma uno si può chiedere, ma chiaro, è appunto intuitivo perché dovremmo andare a diciamo, sezionare i nostri statement di espressioni. Perché JavaScript ha un ordine di esecuzione. E questo ordine di esecuzione è spiegato nelle specifiche, nella documentazione del JavaScript. E per ogni operatore espressione che esiste viene dato un livello di importanza e una priorità di esecuzione. Grazie a questa priorità JavaScript prima eseguirà questa operazione, ma soltanto dopo aver richiamato il valore di livello, altrimenti non ce l'avrebbe. Dopodiché andrà a sommare i valori e poi li segnerà nella scatola. Se questo livello, questo ordine fosse invertito e magari prendesse il valore di livello semplicemente alla fine e si troverebbe a fare una moltiplicazione senza avere il valore. E questa è una buona domanda. Quindi il livello smette di essere valore 1 e diventa valore 3. Esatto, ed è esattamente questo il motivo. Se noi vedessimo questa espressione qui senza sapere che stessimo parlando di JavaScript, non avrebbe troppo senso, perché diremmo, beh, ma il livello sta sia qui che qui, e quindi come fa ad avere un valore specifico? È dinamico, non si può fare. Però appunto, dato che il JavaScript procede in questa direzione e ha una sua priorità, lui quello che va a fare è prima prende il valore, poi moltiplica, poi somma, poi lo mette qui. E quindi quando è arrivato a questo punto, questa roba qua già si è dimenticata. Ha già 2 per 1, 2, più 1, 3, quindi questa roba si è dimenticata e ha solo il 3 scritto qui. E poi va a mettere 3 dentro il livello. Tant'è che il valore appunto di livello è 3. Se il valore di livello fosse indefinito, avremmo una problematica, perché JavaScript direbbe, bene, adesso io devo fare un'operazione, una moltiplicazione tra due tipi speciali, ovvero un undefined e un numero intero. Ma a quel punto intervengono altre regole che JavaScript ha, proprio delle regole in cui c'è scritto. E se non si tratta di numeri interi, e se si tratta di una stringa di un numero, e se si tratta di undefined un oggetto, però in queste combinazioni è già scritta una regola. Va a fare oltre espressioni. In che senso? No, JavaScript farà tutto, non salta le cose. Semplicemente il comportamento che avrà è un comportamento definito nella documentazione di JavaScript. Sostanzialmente tende ad accontentare il più possibile il programmatore, laddove però sia qualcosa di inconcepibile, allora restituisce un errore. Noi andremo a scrivere altre espressioni. Sì, nel senso, sicuramente come programmatore probabilmente puoi sommare due numeri, probabilmente puoi unire due stringhe, difficilmente vorrai di proposito moltiplicare, non so, una lettera per un numero. Forse sì, però cosa ti aspetti? Che la lettera sia ripetuta? Questa è un'ipotesi, poi andremo a vedere JavaScript come si comporta. E ora introduciamo un altro concetto, una cosa che insomma è necessaria per scrivere un programma, ovvero le decisioni. Qualcosa di condizionale, altrimenti fino adesso non possiamo programmare neanche una calcolatrice, perché non sappiamo neanche introdurre dei valori, non sappiamo introdurre delle possibilità. E usiamo gli strumenti che abbiamo e andiamo a creare la scatola semaforo, ci mettiamo dentro la stringa verde. E adesso andiamo a inserire un'altra cosa molto particolare, un'espressione condizionale, ovvero un if. Allora, sarò molto, diciamo, superficiale sulla sintassi, però
non è poi così complicato. Abbiamo un if e all'interno dell'if abbiamo un'espressione. Se vi ricordate, questa espressione controlla. E potete spegnere i microfoni perché si sentono i messaggi di WhatsApp. E adesso io fatico un po' a trovare chi ha il microfono acceso, però magari date un'occhiata direttamente voi. Scusate, torniamo così. Perfetto. Spoiler. Appunto, abbiamo un if, abbiamo una condizione. Questa condizione è semaforo uguale a verde o no. Cosa vuol dire? Andiamola a vedere nel codice. Allora, io adesso creo il semaforo. Perfetto. Nella scatola semaforo ci metto il valore verde. Bene, andiamo a vedere cosa c'è dentro semaforo. C'è verde. Adesso eseguiamo questa espressione. Semaforo è uguale a verde? Oh, il risultato è true, vero. Ma qui adesso gli andiamo a chiedere, ma per caso è anche uguale... Okay. È per caso anche uguale al rosso? No, non è uguale al rosso. Se uguale a verde non può essere uguale al rosso. Perfetto. Allora, il risultato di questa operazione, in questo caso, sarà true, vero. E cosa fa quest'if quando la sua condizione gli ritorna vero? Cioè, bene, allora eseguo il codice che c'è tra queste due parentesi. Tra questa e questa. Cosa esegue? Esegue attraverso, il comando attraverso. E adesso non esiste, l'ho scritto così, giusto per farlo tornare a livello logico. Poi abbiamo un altro operatore condizionale, else if, tipo altrimenti, e gli diamo qui un'altra condizione. E la condizione è semaforo è uguale a giallo, nel caso in cui il semaforo non fosse verde, andrebbe a chiedersi, ma forse è giallo, nel caso in cui questa condizione fosse vera, allora ci direbbe sbrigati. Nel caso in cui questa condizione fosse falsa, probabilmente il semaforo è rosso, avremo l'ultimo operatore che è else, quindi altrimenti, senza condizione, perché se le condizioni prima di me sono false, allora faccio questo, fermo. Vediamo la domanda, else if non dovrebbe andare a capo, quindi da if fino a ferma di una stringa sola? No, non è necessario, in JavaScript non è, questa cosa non è necessaria, questa è una sintassi corretta. E dunque, anche se giallo non è stato inserito, chiede Mattia, beh, noi qui prevediamo tutte quante le ipotesi. È un programma estremamente semplice, noi abbiamo detto che il semaforo è verde, e qua andiamo a controllare se è verde. Se è verde allora attraversiamo, se è giallo andiamo qua, e se non è niente allora ci fermiamo. Però giallo non è una variabile, non lo stiamo paragonando con una scatola. Noi lo stiamo paragonando con un valore che già abbiamo, quindi possiamo definirlo in questo momento e non è nessun problema. Se fosse stata una variabile, avremmo dovuto definirla prima. Quindi else non può essere mai da solo. Esatto, questa è una delle regole e fa parte delle regole che poi appunto potete andare a consulteremo insieme, vedremo insieme, ma sostanzialmente c'è solo da leggere come funziona. Lo statement condizionale if else, si chiama così, che anche else if al suo interno, è esattamente così. Inizi con un if, ed è il minimo, indispensabile, puoi anche non avere un else, ma hai un se questo, fai questo. Poi possiamo avere un altrimenti, oppure possiamo avere un altrimenti se, ma volendo possiamo avere altri 10 altrimenti se. Qui potremmo avere if questo, else if questo, else if, else if, else if, else if, e alla fine o niente o else. Sì, col semaforo giallo non bisogna fermarsi, vero? Infatti l'avevo pensato come una battuta. Mi sono dimenticato di dirlo, ma l'avevo pensato come una battuta. E andiamo, dunque, qual è la funzione di parentesi dopo l'azione? Lo vediamo successivamente, questa è un'ottima domanda, ma lo vediamo successivamente. Andiamo a vedere
diciamo, la sintassi che ho espresso. In verde sono gli operatori condizionali, quindi if, else if, o un altro if, io ho sbagliato, volevo scrivere if, in realtà ho scritto else if, e sono gli operatori condizionali. E la loro sintassi è che dopo di loro ci vogliono le parentesi, ci vuole una condizione che restituisca o true o false. E quindi o direttamente true o false si può scrivere, ma certo, non essendo dinamico, rende la decisione un po' difficile, oppure una qualsiasi operatore e operandi che restituiscano true o false. Dopodiché, se è vera, all'interno di queste altre due parentesi, viene eseguito il blocco di codice, che altrimenti viene ignorato fino a che non viene eseguito un altro blocco di codice che appunto rispetta la condizione. In questo caso abbiamo if, else if, else if. Tutte e tre le condizioni potrebbero essere false e il risultato sarebbe che tutti e tre i blocchi di codice vengano ignorati. Questo è un modo di prendere le decisioni in JavaScript e di creare delle conseguenze dinamiche sulla base delle decisioni prese sul il valore di variabili o valori. Proseguiamo. Ora andiamo a parlare di cicli. Con blocco di codice, cosa intendi negli esempi? Blocco di codice è qualsiasi altro codice vuoi scrivere all'interno di qui, di questi due parentesi. E blocco di codice l'ho scritto in bianco per indicare tutto quello che vuoi che accada. Non è importante cosa. L'importante è che sappiamo che se la condizione è vera, il blocco di codice tra le parentesi viene eseguito. Se la condizione è falsa, il blocco di codice delle parentesi viene ignorato. Tant'è che all'interno del software, quando lo usiamo, potrebbero esserci dei blocchi di codice che non vengono mai usati. Adesso andiamo a parlare di cicli, un altro concetto della programmazione. Io vi anticipo che probabilmente in 10 minuti, un quarto d'ora, non riusciremo a finire. Dilungati un po' troppo, ma spero non vi stiate annoiando. Cicli. Bene, allora, ormai questo codice lo conoscete benissimo. Abbiamo la scatola persona, e abbiamo un array. Nell'array abbiamo il primo valore, o meglio il valore 0 che è Emilio, il secondo che è Raffaele. E poi con questa simbologia qui, con questi commenti qui... Io non vorrei essere quarantena, non dico... Attenzione, parte, è un microfono acceso? Non vorrei averti dato l'impressione. C'è un microfono acceso di qualcuno al telefono? Adesso non più. Ok, volevo salvare qualcuno di imbarazzo. sono contento che vi stiate annoiando. Allora, torniamo indietro. Dicevo, elemento 0 Emilio, elemento 1 Raffaele, e poi questo elemento, questo, diciamo, sintassi qua intendo dire, immaginate altri 100 elementi, altre 100 persone, 100 nomi, adesso non è importante. Sì, Favarino ha ragione, la prossima volta li metteremo il mute tutti quanti alla partenza. Andiamo adesso a vedere quest'altro nuovo strumento. Lo strumento è for. Adesso voi siete già esperti, sapete che esistono delle robe che ci dà il JavaScript, delle sintassi che ci spiega il JavaScript, appunto, che usa per prendere delle decisioni, e poi dei blocchi di codice. Qui c'è la stessa cosa. Abbiamo il ciclo for. E il ciclo for fa la seguente cosa. Dice, mi devi passare tre elementi e gli elementi devono essere separati dal punto e virgola. Il primo elemento mi devi creare una scatola e metterci dentro un numero. Adesso non è solo così, però diciamo, ipotizziamo che sia così semplice. È quello che ci interessa adesso. Nel secondo blocchetto mi devi passare una condizione dinamica. E in questo caso, che ritorni true o false, e in questo caso noi gli stiamo dicendo se k è minore della lunghezza dell'array persona.
e poi mi devi passare un terzo elemento. E il terzo elemento è cosa devo fare ogni volta che io completo un ciclo per intero. Quindi, ricapitoliamo. Creiamo la scatola K di valore 0. Qui è una domanda. È K minore della lunghezza di persona? E poi abbiamo il terzo blocchetto che è aumenta, incrementa di 1 il valore di K. Sono tre strumenti che abbiamo visto prima. Semplicemente stanno tutti insieme e vengono dati in pasto a for, che vuole questa roba. E poi l'altra cosa che vuole for è un blocco di codice. Il nostro blocco di codice saluta, è un'azione inventata, quindi per adesso diciamo data per scontata, e saluta l'indice K all'interno di persone. Sembra complicatissimo, adesso andiamo ad analizzarlo. Andiamo a vedere cosa succede qui. Qui succede che JavaScript fa esattamente questo conto. Dice, perfetto, K è uguale a 0. Ops. Bene. E la lunghezza di persone, in questo caso è 2, magari è 100, perché abbiamo 100 persone. Ipotizziamo 100. E ci dice, ok, K è minore di 100. Allora prosegui. Allora lui entra qui dentro, saluta la persona indice 0 dell'array persona. Saluta Emilio. Finisce, arriva alla fine del codice, va qua e dice, ok, ora per favore aumenta K di 1. K era 0, diventa 1. E ritorna qui. E dice, ok, ora K è 1. È minore della lunghezza delle persone? Eh sì, le persone, te l'abbiamo detto, sono 100. Ok, allora entro nel codice. Saluto l'indice K, che è 1, dell'array persona, che è Raffaele. Finisce il codice. Ritorna qui. Aumenta di 1. E siamo a K che è 2. Si fa la stessa domanda. È K minore della lunghezza delle persone? Ancora. Sì, è 100. Perfetto. All'interno rientra qui. Saluta l'indice 2 dell'array delle persone. In questo caso sarà, non so, Alessandro. Finisce il codice. Ritorna qua. E K diventa 3. Adesso potrei continuare così fino a 100. Forse vi annoiereste, quindi ipotizzate che questo ciclo continua fino a che non arriva a 100. Ha salutato 100 persone. È K minore della lunghezza di persone che è 100? No, non è più minore. Ora è proprio uguale. Ok, allora ciao. Finisce e va la riga dopo. Infatti la domanda che avete scritto qui, cosa succede quando arriva l'ultimo valore? Succede che dice, perfetto, allora fine. Non mi interessa più questo ciclo, lo butto, proseguo. Quindi abbiamo sfruttato il poter creare una scatola e il poter incrementarla per ogni ciclo e abbiamo sfruttato la proprietà lunghezza dell'array persona. Abbiamo sfruttato il fatto che, guarda caso, partendo da zero, l'indice zero è esattamente il primo elemento dell'array. Se io qui avessi scritto 1, saremmo partiti da me. Se avessi scritto 2, saremmo partiti da questo dopo. E via dicendo. Così saluti 101 persone, giusto? Esatto. No, 100, perché parte da 0 e non da 1. Esattamente. Perché comunque poi... ok, giustamente creerebbe un problema. Perché se certo, saluteremo una persona in meno sostanzialmente. Esatto. Adesso ve lo rendo più chiaro qui. Dunque, 100, meno di 100. È falso. 100 uguale a 100. È vero? 90 minore di 100 è vero.
niente di più, niente di meno. Ora andiamo a vedere un altro modo per... Dunque, se l'array contiene 100 persone, dice media, l'indice arriva a 99, ma la lunghezza è 100. Esattamente. E andiamo a vedere adesso un altro modo di gestire il ciclo. Qui abbiamo gestito con i numeri. E qui andiamo a utilizzare un'altra espressione all'interno del ciclo for, comunque è concesso da JavaScript, che è let e of. Questo, diciamo, non è intuitivo, nel senso non ha a che fare con i numeri, però è una funzionalità del JavaScript. Questa roba qui fa sì che crea questa sorta di ciclo e per ogni elemento all'interno di persone esegue questo blocco di codice e quell'elemento, l'elemento corrente di persone, lo mette dentro la scatola persona. Quindi lui dice quante persone ho? 100. Allora dovrò fare questa cosa 100 volte. Iniziamo dalla prima. Creo la scatola persona e ci metto l'elemento 0 di persona e saluti la persona. Poi distruggo persona. Ritorno qui. Creo la scatola persona un'altra volta e ci metto l'elemento 1 e la saluto. La distruggo. Ritorno qui. Creo la scatola persona, ci metto l'elemento 2 e via dicendo. È un altro modo ottimo per scrivere, per fare, diciamo, la stessa cosa e semplicemente rispetta la sintassi, la documentazione del JavaScript. Domande? Se non ci sono domande, vediamo un altro modo di scrivere i cicli. Il secondo non si blocca da solo. Il secondo si blocca da solo per una specifica del JavaScript. Cioè, questo blocco qua significa io andrò a eseguire il blocco di codice per tutti gli elementi di persone e uno per uno lo metterò dentro persona e lo tratterò qui all'interno. E non, diciamo, con questa sintassi, come abbiamo scritto noi qui adesso, non c'è modo di fermarli. Poi vedremo che in realtà c'è un modo di dire JavaScript, adesso fermati anche se sei partito. Però non abbiamo un modo esplicito per fermarci. È difficile fare una analisi delle performance su questo. Googlando si trova tutta la comparazione. Sì, in questo caso abbiamo la creazione di una scatoletta, e nell'altro caso abbiamo la creazione di una scatoletta e l'aggiunta di un valore. Se questo è un algoritmo più o meno ottimizzato rispetto all'altro, onestamente non lo so. No, plurale singolare non ha assolutamente a che fare con JavaScript, è semplicemente una scelta mia ed è una scelta di leggibilità del codice. Nel senso, con questo codice è estremamente chiaro per voi che abbiamo un elenco di persone e che di volta in volta salutiamo una persona. Scusami, ma è necessario definire anche la variabile persona? No, esatto, e anche in questo caso non è necessario. Questo codice, diciamo, è autosufficiente e crea all'interno del blocco di codice, cioè questo e questo, la variabile persona con il valore della prima, della seconda, della terza, della quarta, e via dicendo, persona all'interno di persona. Scusate il fatto che abbia ripetuto 100 volte la parola persona e persona. L'utilizzo di parole così chiare come persona o persone fa parte dei suggerimenti su come scrivere il codice. Una cosa che dice sempre Katie Fay, l'autore del libro di cui abbiamo parlato prima, è il codice viene scritto per esseri umani, non per macchine. O meglio, ci sono persone che scrivono codice estremamente particolare, super ottimizzato, che devono veramente stare attenti a tutto. Ma la maggior parte dei programmatori scrive il codice che ha veramente poco a che fare con le performance e l'impatto invece che ha è proprio sul modo di scrivere, sulla sintassi, sulla leggibilità, sul fatto che quando fra un anno riaprirete lo stesso file riuscirete a capire cosa stavate facendo oppure no. E analizziamo un altro modo per fare un ciclo, poi abbiamo finito questa parte e abbiamo l'operatore while. While accetta una condizione, e la condizione è sempre vero o falso, ormai siete espertissimi, sapete che in questo caso è 2, 10 o 100 o 1000,
e gli stiamo chiedendo se è maggiore di zero. Quindi questa condizione sarà falsa, scusatemi, sarà vera fin tanto che nell'array ci sarà almeno un elemento. Quando l'array sarà vuoto avrà zero elementi, quindi la lunghezza sarà zero e questa condizione sarà falsa. E poi abbiamo il codice. Attenzione, c'è un microfono. C'è un microfono aperto, provo. Vediamo se riesco. No, forse. Ma forse no, non lo so. Dunque, torniamo. Stiamo guardando il ciclo while. Il ciclo while ha questa operazione, true o false, e ha un blocco di codice. All'interno del blocco di codice cosa andiamo a fare? Andiamo a creare la scatola persona. Ora, spoiler, un modo per creare la scatola non è solo var, ma anche let. E crea una scatola particolare, con delle caratteristiche diverse. Però per l'utilizzo che ne facciamo noi adesso, non è importante, le caratteristiche non ci riguardano in questo momento. E cosa ci mettiamo all'interno della scatola persona? Ci mettiamo il risultato dell'operazione pop all'interno di persona. Ora, sappiamo che persona è un array, sappiamo che essendo un array ha la proprietà length automatica, che non avete fatto né voi né io, ma la fa JavaScript in automatico ogni volta che creiamo un array. Ma JavaScript non solo crea questa proprietà qui, crea anche questo metodo qui. Metodo significa che non è un valore, ma è un'azione. L'azione pop. Cosa fa l'azione pop? L'azione pop toglie il primo valore che trova nell'array, lo rimuove e lo restituisce nel contesto in cui viene utilizzato. Quindi, questa operazione toglie Emidio e lo passa all'uguale. L'uguale prende Emidio e lo mette nella scatola persona. Riga successiva, salutiamo la persona. Ora finisce il codice, ritorna il while e dice: ma la lunghezza di persona è ancora maggiore di zero? Beh, in questo caso la lunghezza delle persone adesso è una in meno. Se era 100, adesso è 99, perché abbiamo tolto Emilio. Arriva qui, ricrea la scatola persona, toglie il primo elemento. Il primo elemento adesso è Raffaele, lo dà uguale, uguale lo mette in persona e abbiamo la saluta persona, saluta adesso Raffaele. Ritorna, adesso 98, 97, 95, fino a che non sarà 0. L'array persona a quel punto sarà vuoto, questa condizione sarà falsa e lui smetterà di stare qui dentro e finalmente uscirà. Che differenza c'è tra let persona of persone e let persona uguale persone pop? Esatto, come dice Emilio, nell'esecuzione nessuno. Però in questo caso noi creiamo di volta in volta una persona sulla base delle persone, la salutiamo, ma dopo il ciclo persone avrà gli stessi elementi di prima. In questo caso noi però non stiamo solo ciclando i valori di persone, noi stiamo rimuovendo i valori di persone. Ogni volta che entriamo qui dentro ne togliamo una. Quindi alla fine del ciclo avremo sempre salutato tutte 100 le persone, ma l'array di persone sarà vuoto. Avremo perso questo valore, perché abbiamo tolto uno per uno. Ultimo strumento, e risponde, pop toglie sempre il primo dell'array. Esatto, pop toglie l'elemento di un array. Se non vi fidate, vi faccio vedere. Var persone Emilio Raffaele. La console. Ok. Io adesso vedo il valore di persone Emilio Raffaele. Persone. Scusatemi, toglie l'ultimo. Imbarazzante. No, il primo.
e valore di persona e media. Persona.pop e media. Valore di persona, vuoto, persona.0. Ultimo tassello. Va bene, sappiamo cos'è un valore, lo mettiamo dentro una scatola, sappiamo farci l'operazione, sappiamo metterlo all'interno di una condizione. Se abbiamo una collezione di roba, sappiamo scorrerla una per una. Però, come lo salutiamo? Lo fa con un ordine, sì, toglie l'ultimo dell'array, pop toglie l'ultimo dell'array, poi sono altri metodi, push lo inserisce all'inizio, shift toglie il primo, e l'array ha una serie infinita di metodi per lavorare su se stesso, pop toglie l'ultimo degli elementi. Vediamo le funzioni, introduciamo l'ultimo strumento si chiama function, anche qui è una parola chiave, function vuole una parola, che è il nome della funzione. Abbiamo visto prima il fatto che c'era un saluta, e adesso noi scriviamo saluta. Scriviamo questa funzione saluta, altrimenti che cosa fa? Saluta, dunque, toglie l'ultimo perché non è dinamico a destra, quindi è un'operazione molto più efficiente del togliere l'ultimo. Questa è una spiegazione più avanzata, ovviamente estremamente corretta. E saluta appunto è il nome della funzione che andiamo a creare. E qui JavaScript, tra le parentesi, si aspetta una serie di scatole dinamiche. Cioè noi gli stiamo dicendo, guarda, quando chiameremo la funzione saluta, ti passeremo una scatola che chiamiamo persona. Avrà all'interno una roba che riguarda una persona. Adesso non ce l'abbiamo perché la funzione è una roba dinamica, è una cosa che non vogliamo definire noi all'inizio. Vogliamo salutare Emilio, vogliamo salutare Raffaele, vogliamo salutare Ale, vogliamo salutare Luca. Non vogliamo creare una funzione che ne saluti solo uno. Quindi abbiamo una scatola dinamica. E poi noi determiniamo il codice di questa funzione, il blocco di codice da eseguire. E in questo caso abbiamo sempre quella roba che stampa a schermo i valori. Abbiamo un ciao e una modalità, che per adesso vi chiedo solo di fidarvi, questa è una modalità per scrivere una stringa, una frase, che abbia il valore di ciao e il valore della scatola persona, punto esclamativo. Quindi quando questa funzione verrà chiamata e gli verrà passato un valore, verrà creata una scatola che si chiama persona, col valore dentro, e verrà stampato a schermo in qualche modo ciao e il valore della scatola. Questo è il modo in cui si usa questa funzione. Allora, si usa con il suo nome, qui abbiamo chiamata saluto, qui la chiamiamo saluto. Parentesi, e per ogni scatola creata qui, dobbiamo passargli qui un valore o un'altra scatola. Quindi che succede quando eseguiamo questo codice? Lui dice, chiama la funzione saluta, perfetto. All'interno della scatola persona ci mettiamo il valore fu, perché è il primo qui e il primo qui. Entriamo all'interno del blocco di codice della funzione, stampiamo la frase ciao e il valore della scatola persona. E il valore della scatola persona è quello che abbiamo passato qui. E quindi il risultato sarà ciao fu. Facciamo un altro esempio. Somma. Creiamo la funzione, la chiamiamo somma. Gli diciamo che in futuro avrà due scatole. La scatola A e la scatola B. E, introducendo un nuovo concetto, vogliamo che alla fine dei giochi, dopo che avrà eseguito il suo codice, ovvero questo, ciò che c'è tra le due parentesi, ci restituisca il valore di un'espressione. Ovvero del contenuto della scatola A più il contenuto della scatola B. Come ormai sapete benissimo, andiamo a creare la scatola risultato, invochiamo la funzione somma, nella scatola A ci andiamo a mettere 1, nella scatola B
ci andiamo a mettere due. Il risultato di questa funzione, ovvero ciò che passiamo a return, lo andiamo a mettere nella scatola risultato. Lo andiamo a stampare a schermo ed è 3, perché 1, 2, 1 più 2, 3. 3 lo diamo in pasto a lui, e che vuol dire che eseguita questa cosa, il 3 viene passato alla scatola del risultato che viene stampato a schermo. So che questo è un passaggio un po' complesso, però con tutti gli strumenti che abbiamo visto insieme dovrebbe essere semplice. Mi fermo qualche secondo per darvi tempo di scrivere domande. O... Che differenza c'è con le espressioni? L'espressione può essere usata una volta. Finita quella volta, poi il codice non c'è modo di richiamare. Se scrivo 1 più 1 non c'è modo di dire per favore rifai con 1 più 1. Invece la funzione è un blocco di codice che può essere riutilizzato. Vediamo un po', vediamo se riesco qui all'interno di Node a replicarlo. Io vado a creare la somma, è esattamente la stessa cosa. Esatto. Io ho creato questa funzione, la vado a invocare qui e ho questo valore. Ma posso usarla ancora. E posso usarla ancora una volta. Invece quell'1 più 1 di prima lo devo riscrivere ogni volta. E soprattutto nelle operazioni semplici il valore è definito, per esempio in questo caso, e io invece qui posso lavorare con delle scatole che avranno un valore ipotetico in futuro. Ok, adesso è l'ultima parte. L'ultima parte e io vi darò degli strumenti, quindi vedremo 3-4 cose che abbiamo già fatto insieme, e poi con Emidio vi passeremo un sito all'interno del quale voi potete scrivere le JavaScript senza nessuna configurazione. Potete aprirlo e all'interno di questo sito voi vi trovate la stessa cosa che ho io più o meno, e del browser, non dovete installare nulla, fare nulla, e potete usare JavaScript. Allora, il primo strumento è var, ok? Var crea una scatola e con l'operatore di assegnazione uguale assegniamo un valore alla scatola. Lo si può fare in una linea, una palla da basket, lo si può fare su due linee, lo si può fare 100 volte, potete anche cambiare 100 volte il valore di palla. E questo è lo strumento var. Poi abbiamo lo strumento array, ovviamente, e push. Push è un nuovo valore. Nuovo strumento. Avete visto che c'è length, avete visto che c'è pop che toglie, ora c'è push che aggiunge. Quindi è un array vuoto. E chiamiamo il metodo push, gli passiamo la palla, dopodiché il valore dell'array è una palla. Poi riusiamo il metodo push, gli passiamo un'altra palla da calcio, due da basket, il suo risultato è due palle da calcio, due palle da basket. Vi ricordate persone? Dentro il vuoto, persone. Persone e mi. Persone.push. Raffaele. Persone e mi. Raffaele. Persone.length. 2. Persone.pop. C'è solo Emilia, persone.length, 1. Questi sono gli strumenti che abbiamo visto per adesso. Poi abbiamo lo strumento funzione. Lo strumento funzione abbiamo visto che ha un nome, ha una o più scatole, separate da virgola, per l'esercizio che vi darò basta una scatola. Potete fare all'interno del codice tutto quello che volete, senza nessuna limitazione.
Alla fine, se volete, potete ritornare una scatola, un valore, un'operazione, e se usate questo comando, allora quando poi andrete a usarlo nell'assegnazione, il risultato di questa operazione qua verrà messa nella scatola che ho usato. Quindi in questo caso noi stiamo sommando a 1, e quindi chiamiamo somma, nella scatola A mettiamo 1 e ritorniamo questo 1 più 1, 2, quindi qua sarà 2. Ops, scusate. Questa è la funzione fai qualcosa, sempre scatola A, e questa funzione quando viene eseguita stampa nello schermo il valore A della scatola A, quindi in questo caso ciao. E in questo caso io non ho usato un return, e in realtà JavaScript fa sempre un return, se non lo fate voi esplicitamente lo fa implicitamente con undefined, ma non vi interessa adesso questo. È solo per farvi vedere che esistono delle funzioni che possono ritornare un valore alla fine del loro codice, o delle funzioni che fanno delle robe, poi non vi interessa assolutamente qual è il loro output. Sì, scusate, c'è bisogno degli apici, torno alle palle, è stata una svista. E, sì, poi passiamo tutto sul Discord, e troveremo il modo di rendere pubblico anche la registrazione, tutto quanto, ce ne occuperemo dopo questa sessione. E poi l'ultimo, poi vi lascio liberi, l'ultimo strumento è il console log. E prendetelo così com'è. Nella scatola saluto mettiamo ciao, se passiamo la scatola saluto o un valore a console.log, vi stampa ciao. Ora, finiti questi strumenti, c'è questo link che vi do, esco dalle slide, lo apro, poi vi saranno passate le slide, immagino. Esatto, questo è il link, io lo vado ad aprire anche qui. Vedete tutti il codice? Perfetto, benissimo. Allora, è un po' complesso quello che andate a vedere, però in realtà è facile. Grazie Emilio per aver pubblicato il link. Allora, vi si apre questa pagina. Questa pagina è tutto, è un ambiente di sviluppo, è un modo per organizzare i file del vostro programma ed è anche un browser. E una volta che lo aprite fate così, la parte a sinistra potete ignorarla, noi lavoriamo sul file che si chiama index.js. La parte a destra è un browser e noi in questo momento non lavoriamo sul browser, lavoriamo solo su puro JavaScript, quindi vi chiedo di cercare il tab console qui sotto e di aprirlo. Ora avete un ambiente di sviluppo analogo al mio. Avete il vostro file, index.js, avete il vostro codice e avete la console qui a destra. Ora, nella prima parte, come forma di commento, tutto ciò che viene dietro gli slash è un commento, quindi una roba che viene letta solo dagli esseri umani e non dal computer, quindi questo è JavaScript interpretato dal motore, ma questo no. E vi ho scritto dei requisiti del software che dovete sviluppare voi, ovvero dovete creare una collezione di titoli di libri, dovete creare una funzione per aggiungere un titolo alla collezione di libri, poi dovete creare una funzione per logare nella console tutti i titoli della collezione, poi dovete aggiungere 5 titoli alla collezione e poi dovete logare nella console i titoli della collezione. Questi sono i requisiti. Per ogni requisito vi ho preparato un to-do e per guidarvi. Quindi qua dovete scrivere il codice che vi fa dichiarare la collezione di libri. Per esempio, posso dare una mano. Questo, per esempio.
Poi, nella seconda riga dovete dichiarare una funzione che accetti come argomento un titolo e che aggiunga quel titolo alla collezione di libri. Quindi magari aggiungi titolo. E poi dovete vedere voi il codice metterci. Poi dichiarare una funzione per loggare nella console. Quindi logga nella console. I nomi li sto inventando. Devono essere descrittivi. Vedrete voi. E poi usando la funzione che hai creato aggiungere i 5 titoli alla collezione di libri. Quindi probabilmente ciclare i libri che avete e stampare i titoli. E poi, diciamo, usare la funzione che hai creato per farlo. Quindi probabilmente la mia aspettativa è che qui si crei questa funzione con il codice e che poi venga chiamata. Quindi quando voi poi premerete il tasto Run o semplicemente salverete, JavaScript farà questo, creerà questo, creerà questo, creerà questo e poi eseguirà questa funzione e mi aspetto che l'output sia, non so, libro 1, libro 2, scusate, libro 3 e via dicendo. E adesso, giusto per farvi vedere l'ultima cosa che non abbiamo visto, ovvero console log, e io vorrei togliere queste funzioni perché errori. Ok, se io faccio qui console log, oops, console, ciao, e salvo, control S, dunque, dice che non trova, salvare con control S, come si fa a partire? Refrescia il browser, chiudi la console, lì poi ti esce la freccettina per refresciare. Vabbè, vedi, c'è anche... Ah, qui, ah, ok, grazie mille. Ok, ottimo, si apre il browser non ci interessa, quindi clicchiamo sul console. No? Che cosa ho fatto, Emilio? Mi può salvare? Non riesco a eseguire questo codice. E chiudi la console e ricarica la finestra all'interno. Cioè, faccio refresh qui? No. Stesso, no. Direttamente all'interno del browser di Code Sandbox. Quindi non qui, ma... Se chiudi la console, non si chiude. Ah, qui. Ok. Prova, ricarica. Perché sì, quando c'è un errore del genere, ogni tanto gli resta in memoria l'errore di prima. Errore, ok. E purtroppo succede. Però vedo che non lo fa ancora, è come se. Sì. Se ci fosse una funzione. Scusate per l'inconveniente. In realtà, salvando dovrebbe poi funzionare. Sì, possibile. Cliccare qua o refresh. Lui pensa che a riga 19 ci sia qualcosa che... Strano, vero? Sì, vedi, ti dice enable to open index.js. Ah, aspetta. Ok. Eccolo. Eccolo qua. Ok, come vedete qui abbiamo ciao world. E questo è solo per farvi vedere che... Ecco, qui salvato ha funzionato. Soltanto per farvi vedere che questa cosa della console esiste. E niente. Log, potete metterci dentro tutto quello che volete. E funziona. Stampa tutto quello che volete. Ed è bellissimo, non bisogna installare niente, è gratis per tutti. Esatto. E niente, dopo un'ora e mezza abbiamo finito, grazie agli 84 che hanno resistito. Io direi apriamo le domande
ad entrambi. Se avete domande sia a me che a Emilio, la prima, la seconda parte, quello che volete. Che dici, Emilio? Continuiamo 10 minuti per rispondere. Sì, se qualcuno ha domande, oppure altrimenti ce le può scrivere anche su Discord. E poi domani rivediamo insieme l'esercizio, così nel caso in cui a qualcuno qualcosa non è chiara, la rivediamo. I compiti sono per domani, infatti dice Alice, sono per domani. Sì, sono per domani. Domani Emilio vi farà una review dei vostri compiti. Un attimo, Aureliano, adesso pubblico il link al gruppo di Discord, dove sta. E invece un'altra cosa che... Un attimo. Ecco, domani, magari, visto che oggi siamo stati tantissimi e mi sono arrivati tanti messaggi di altre persone che non sono riuscite a seguire perché abbiamo raggiunto anche il limite dei 100 su Zoom, magari sarebbe il caso di fare uno streaming direttamente su YouTube o una diretta Facebook, non so. Quindi vi aggiorniamo su Discord sicuramente e su Facebook su cosa faremo domani. E Raffaele, tu poi hai fatto la registrazione? Io ho cliccato su registra. Ok. Poi alla fine scopriremo... Sì, cosa e dove è registrato. Ok. Ho paura, un'ora e mezza, non so cosa stia succedendo sul mio computer. Così, allora, domani pubblichiamo, cioè stasera cerchiamo di pubblicare anche la registrazione in maniera tale che tutti abbiano la possibilità di vederlo entro domani. Sì. E poi la domanda di Pasquale. Sì, sono entrambe importanti, sia come si salva, sia se si deve forcare. Esatto, si forca automaticamente nel momento in cui si va a fare una modifica e il salvataggio avviene automaticamente, avete il link, vi genera automaticamente un link per ogni fork che si fa. Quindi forcare vuol dire che si crea una versione nuova di questo file che esatto. Vedrete soltanto voi, su cui potrete lavorare. Non abbiate paura, non potete rompere niente con Core Sandbox, quindi divertitevi, provate e come ogni programmatore esperto, se avete dei dubbi, cercate su Google. Non eliminate nulla a nessuno, quando aprite Sandbox è una vostra istanza, quindi è una, giusto Emilio? Una copia istantanea della ponte. Sì, quindi non abbastanza sicuro. Non c'è nessun problema. Una volta che lo aprite nel vostro browser è vostro. Perfetto, dai, siamo stati perfetti, 2 ore precise. È stato bellissimo. Cioè, complimenti Raffaele, secondo me sei stato chiarissimo. Infatti, grazie. Domani non so se riuscirò a mantenere il livello. E secondo me lo alzi. No, non credo. Vabbè, dai, grazie a voi. A tutti. Un abbraccio a voi. Ciao. Ciao belli. Ciao ciao. Ciao. Sì, un'ultima domanda, sono ancora rimasto qui. Le slide. E dunque, su Discord, come ha detto Emilio, condividiamo tutte le informazioni. E grande Emilio che ha pubblicato adesso le slide. E poi, insomma, immagino che non ci perdiate sia su Facebook, sul sito della Scuola Open Source, su Twitter. E ci sarà modo di scambiarci link e di trovarci sul canale. E ciao a tutti.